Proposta. Ieri ho ascoltato attentamente i colleghi, ho presentato sul tavolo una nuova proposta. Rispetto alla prima versione, il totale del bilancio rimane stabile, 80 miliardi di meno rispetto alla proposta della Commissione, un taglio effettivo rispetto al periodo 2007-2013 ed è la prima volta che succede nei negoziati. La mia proposta rispetto alla versione precedente include aumenti nell'agricoltura e nel fondo di coesione, con importi totali per queste rubriche inferiori rispetto alla proposta della Commissione, che vengono compensati con tagli in altri settori. Avremo bisogno di più tempo per finalizzare una soluzione. Questo è un bilancio per il resto del decennio e i prossimi 7 anni saranno cruciali per rimettere l'Europa sulla carreggiata della crescita e della ripresa. Non dobbiamo quindi commettere errori, non è necessario drammatizzare, i negoziati sono estremamente complessi, sono quasi sempre necessarie 2 tornate, questo è successo anche la volta scorsa, intorno al 2005, quando i negoziati sono stati presieduti inizialmente da Claude Juncker e poi finalizzati dalla presidenza britannica. Quindi i lavori continueranno. Ma come abbiamo detto nella dichiarazione approvata dal Consiglio europeo, sussistono ancora delle divergenze di opinioni, ma vi è un grado sufficiente di convergenza potenziale tale da permettere un accordo all'inizio dell'anno prossimo. Grazie. Presidente Barroso. Signore e signori.